Dal mese di settembre la fontana di Piazza 20 Settembre vedrà importanti lavori di riqualificazione e miglioramento sia nell'aspetto che nell'impianto idraulico. Sono stati presentati questa mattina in sala della Giunta nel comune di Fano i tre diversi interventi: liberazione dei gradini lato mare dalla pavimentazione, restauro della parte scultoria e dell'apparato dell'acqua. Ad occuparsi del progetto l'architetto Roberta Martufi. È una parte della piazza che attualmente potremmo dire nasconde quella che era l'antica quota della fontana. Nel corso degli anni la quota lato mare della piazza è andata, per motivi di varia natura, a nascondere i gradini attualmente ancora esistenti invece nel lato Corso Matteotti. Per cui dalla documentazione storica, dalle immagini iconografiche, dai sondaggi soprattutto fatti sotto il controllo della sovrintendenza, sono stati ritrovati gli scalini lato mare, alla stessa quota ovviamente di quelli già esistenti lato Corso Matteotti, e quindi il progetto prevede di liberare la fontana con un ambulacro, una sorta di corridoio nel lato mare sui tre lati, in modo tale da renderla accessibile e visibile a tutto tondo. Intervento di restauro sulle parti scultoree di nature diverse, pietra d'Istria, pietra rossa di Verona, arenaria e l'elemento scultoreo della Fortuna, ovviamente metallico in bronzo, e un restauro del sistema impiantistico di adduzione dell'acqua che arriva alla fontana da un cunicolo sottostante di impianto romano. Successivamente verranno riqualificati i delfini e i leoni, i quali saranno rimossi per essere restaurati, come anche le tubazioni al loro interno. L'impiantistica della fontana invece vedrà un addolcitore d'acqua e la sostituzione delle vecchie tubature. Di nota la realizzazione di un particolare effetto nella parte alta della fontana, dove campeggia la statua della Dea Fortuna. Molto probabilmente cercheremo quello che si chiamava il gioco dell'acqua a ventaglio, che permetteva alla fontana di sembrare sospesa sull'acqua, quindi questa sorta di gioco dell'acqua con un ventaglio d'acqua che raccoglieva la fontana stessa. Alla conferenza presenti anche l'architetto Cristiano Tenenti, l'assessore Brunori e il sindaco Seri. Abbiamo inizialmente fatto un rilievo a nuvola di punti per approfondire la posizione di tutti quelli che erano gli elementi della fontana, poi abbiamo fatto uno studio di schede tecniche con il restauratore proprio per andare a documentare tutto un materiale che resterà all'interno del comune utile per tutti i restauri che seguiranno, perché ricordiamo che l'ultimo restauro fatto di questo bene monumentale avvenne nel 2003 grazie a un intervento del Club Lion. Oggi l'intervento è più sostanziale, perché parliamo di 250.000 euro e che inizierà appunto a lavorare sul bene a partire dal mese di settembre. Un intervento impegnativo, non soltanto di qualificazione ma anche storico, quindi non nascondiamo la soddisfazione per questo nuovo percorso, con l'attesa poi di vedere il lavoro finito e con il restauro completo della fontana di piazza, della fontana della Fortuna.